Ciao a tutti, Ottocast U2X, comprato su Amazon Italia, serve a far diventare Android Auto Wireless un sistema multimediale auto dove Android Auto e Apple CarPlay non sono wireless ma sono via cavo. Nella confezione ci sono due cavi, uno USB-C, USB normale e uno doppia USB-C, un manuale di istruzioni per fare gli aggiornamenti firmware che sono semplici da fare e arrivano anche abbastanza spesso. Lo colleghiamo, appena scartato lo collegate senza paura al vostro sistema multimediale, vediamo cosa succede. Così, preso e inserito. Lo dovrebbe vedere l'Ottocast, il sistema dell'auto, infatti ecco, lo vede come una periferica Apple CarPlay. In realtà questo è un trucco per abilitare le funzioni via senza cavo. Ora vedete, qui la schermata è apparsa, però bisogna fare un ulteriore passaggio sullo smartphone, solamente la prima volta, non sempre. Adesso qui dovrebbe apparire l'Ottocast da associare al nostro smartphone per la prima volta. Ricerchiamo i dispositivi, vediamo se appare qualcosa. Eccolo qua, vedete, auto 7448, vediamo. Ok, associalo all'Ottocast, gli premo associa. Adesso abbiamo l'auto collegata attraverso il cavetto all'Ottocast e lo smartphone collegato con il Bluetooth all'Ottocast. Ora, la prima volta magari ci mette qualcosina in più a collegarsi, vedete? Dice impossibile connettersi, ma in realtà poi si connette. È solamente la prima volta che fa questo scherzo. Ecco, vedete? È partito, quindi abbiamo Android Auto senza fili, vedete, senza fili, collegato al nostro Samsung e al nostro Ottocast U2X. Fatto, funziona tutto. Funziona l'assistente di Google, funzionano i comandi. Funzionano i comandi al volante e funziona tutto. Come vedete è semplice, è efficace, è utile. Lo consiglio vivamente per chi vuole dimenticarsi di collegare sempre lo smartphone via cavo all'auto per utilizzare Android e Apple CarPlay, ma vuole fare tutto a mani libere, senza fili. Un saluto al canale che ci ospita. Ciao amici!